Iniziata da pochissimi istanti questa finale appunto tra Billo Steam e Mancini Steam per il quinto Memorial Brodosi, terzo città di Rocca Massima del Ferraro. Antonio, pallone recuperato, ancora Tora, ci prova, ancora la risposta di Del Ferraro, il portiere, la deviazione di Antonio Del Ferraro, calcio d'angolo, c'è il gol, la rasoiata di Gentili, recuperato da sempre da Ronchetti, ancora si porta in avanti la possibilità, Mancini ferma il pallone, fa tutto da solo, la rasoiata e il gol del pareggio, lasciato incustodito, pallone che finisce tra le mani del portiere, adesso se ne va Gentili, prova a girarsi, pallone messo in mezzo del Ferraro, Antonio, Tora, Gentili, vede l'angolo, la possibilità per battere a rete, c'è il gol, il raddoppio di Paolo Gentili. Gentili anche, correggiamo, c'è il gol, grande rasoiata e fa vedere le sue doti di capocannoniere per questa edizione, pareggiando i conti, parte il fischio, parte anche la rincorsa, il tiro e questa volta sul fiondata di Gentili, alzarsi ancora Giordani, il tiro, Mauti si salva e c'è il gol del vantaggio della Mancini Steam con Fabrizio Gentili, proverà a battere Francesco Del Ferraro, manca soltanto il fischio, parte la rincorsa di Ronchetti, il tiro è fuori, gol del vantaggio di Fabrizio Gentili e doppietta personale, il tiro, il gol, una botta, una fiondata di Antonio Del Ferraro, 4-2 sopra la barriera, sopra la traversa, adesso è Gentili con la bordata che va a cogliere la traversa, ancora riceve dal compagno di squadra, lo va a recuperare il pallone Foschi, il tiro del Ferraro, si salva ma trova la risposta di Mauti, prontamente Tora, ancora adesso un po' di parapiglia in area, anonimi nel nome, parte Tora e la risposta di Del Ferraro e arriva anche il duplice fischio. Intanto grazie a tutti per comunque essere stati con noi in questo mese e, diciamo, il risultato raggiunto non è stato eclatante come gli altri anni, perché comunque
che ci ha ospitato per questa manifestazione.